Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 5, capitolo 10, 11 maggio 1903. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena ho visto il mio adorabile Gesù che mi ha detto: «La pace mette a posto tutte le passioni, ma quello che trionfa di tutto, che stabilisce tutto il bene nell'anima e che tutto santifica, è il fare tutto per Dio». Cioè operare con la retta intenzione di piacere solo a Dio. Il retto operare è quello che dirige, che domina, che rettifica le stesse virtù fino alla stessa ubbidienza. Insomma, è come un maestro che dirige la musica spirituale dell'anima. Detto ciò, come un lampo è scomparso. Capitolo 11, 20 maggio 1903. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono trovata fuori di me stessa, col benedetto Gesù in braccio, in mezzo a tanta gente, i quali con ferri, spade, coltelli, cercavano chi di battere, chi di ferire, chi di tagliare le membra di nostro Signore, ma per quanto facevano e si sforzavano, non potevano fare nessun male. Anzi, gli stessi ferri, per quanto affilati e taglienti, perdevano la loro attività e si rendevano inoperosi. Gesù ed io eravamo sommamente afflitti nel vedere la brutalità di quei cuori disumani, che sebbene vedevano che non potevano fare nulla, pure replicavano colpi per riuscire nel loro intento, e che se nessun danno facevano era perché non potevano. Quelli si arrabbiavano perché le loro armi si erano rese inutili e non potevano effettuare la loro risoluta volontà di far danno al nostro Signore. E dicevano tra loro: «E perché non possiamo fare nulla? Quale ne è la causa?»
Pare che altre volte abbiamo potuto fare qualche cosa, ma trovandosi in braccio a questa non possiamo fare nulla. Proviamo se possiamo far danno a questa e togliercela davanti. Mentre ciò dicevano, Gesù si è ritirato al mio fianco e ha dato libertà a quelli di fare quello che volevano. Onde prima che quelli mi mettessero le mani, ho detto: Signore, offro la mia vita per la Chiesa e per il trionfo della verità, accettate, vi prego, il mio sacrificio. Quelli hanno preso una spada e mi troncavano la testa. Gesù benedetto accettava il mio sacrificio, ma mentre ciò facevano, nell'atto di compiere il sacrificio, mi sono trovata in me stessa, con sommo mio dispiacere, mentre credevo di essere giunta al punto dei miei desideri, ed invece sono restata delusa. 6 giugno 1903. Dopo aver passati giorni amari di privazione e di sofferenze, questa mattina mi sono trovata fuori di me stessa col bambino Gesù in braccio. Ed io appena visto ho detto: Ah, caro Gesù, come mi avete lasciata sola? Almeno insegnatemi come devo comportarmi in questo stato di abbandono e di sofferenze. E lui: Figlia mia, tutto ciò che tu soffri nelle braccia, nelle gambe e nel cuore, offrilo insieme con le sofferenze delle mie membra, con la recita di 5 Gloria Patri, ed offrilo la divina giustizia per la soddisfazione delle opere, dei passi e dei desideri cattivi dei cuori che continuamente si commettono dalle creature. Unisci poi le sofferenze delle spine e delle spalle alle mie sofferenze, con la recita di 3 Gloria Patri, ed offrilo per la soddisfazione delle 3 potenze dell'uomo, tanto deformate da non più riconoscere la mia immagine in loro. E cerca di mantenere la tua volontà sempre unita a me ed in continua attitudine di amarmi. La tua memoria sia il campanello che continuamente risuona in te e ti ricorda ciò che ho fatto e patite per te. E quante grazie ho fatto all'anima tua per ringraziarmi ed essermi riconoscente, perché la riconoscenza è la chiave che apre i tesori divini. Il tuo intelletto non ad altro pensi, si occupi che di Dio. Se ciò farà, ritroverò in te la mia immagine e ne prenderò la soddisfazione, che non posso ricevere dalle altre creature. E questo lo farai di continuo, perché se continua è l'offesa, continua deve essere la soddisfazione. Quando io ho soggiunto: Ah, Signore, come mi sono fatta cattiva, fin golosa sono diventata. E lui: Figlia mia, non temere, quando un'anima fa tutto per me, tutto ciò che prende, fino agli stessi ristori, io li ricevo come se ristorasse il mio corpo sofferente. E quelli che glieli danno, li ritengo come se li dessero a me stesso, tanto che se non li dessero io ne sentirei pena. Ma per toglierti ogni dubbio, ogni qualvolta ti daranno qualche ristoro, ne sentirai necessità di prenderlo, non solo lo farei per me, ma aggiungerai: Signore, intendo ristorare il tuo corpo sofferente nel mio. Mentre ciò diceva, poco a poco si è ritirato nel mio interno, ed io non più lo vedevo e non più potevo parlargli. Sentivo tal pena che per il dolore mi sarei fatta a pezzi per poterlo di nuovo ritrovare. Onde mi sono messa a squarciare nella parte dell'interno che si era rinchiuso, e così l'ho trovato, e con sommo dolore ho detto: Ah, Signore, come mi lasci? Non sei tu forse la mia vita, che senza di te non solo l'anima, ma anche il corpo si sconquassa tutto, e non regge alla forza del dolore della tua privazione, tanto che allora mi pare di dover morire, e l'unico e solo mio conforto è la morte. Ma mentre ciò dicevo, Gesù mi ha benedetto, e di nuovo si è ritirato nel mio interno ed è scomparso, ed io mi sono trovata in me stessa. Ah, sono tutti molto importanti questi capitoletti. Il terzo ci fermeremo un pochino di più, però è molto importante anche a volte. Vedete, negli scritti di Luisa, Gesù fa delle apparizioni lampo di pochissime parole, ma sono sempre parole molto pesanti, diciamo così. La pace mette a posto tutte le passioni. Significa che la custodia della pace interiore deve essere una nostra attenzione somma ed estrema, perché è relativamente facile, ecco, mantenere il dominio quando cominciamo a sentire i primi moti, il primo piccolo atto di impazienza, il primo piccolo, come dire, moto di superbia, di risentimento, di sdegno, eccetera, eccetera. Il problema è che, come l'esperienza ci insegna, se cominciamo ad essere un po'
non vigili, non attenti alle prime avvisaglie, poi molto facilmente le passioni prendono il sopravvento, la nostra pace e la nostra anima perde la quiete, perde la pace interiore. Questa è esperienza comune. Ecco, però questo diciamo che è un'operazione ascetica, no? Qui siamo ancora nei primi volumi e noi dobbiamo sempre tenere presente che l'ascetica dobbiamo comunque impararla. Non si passa al regno della divina volontà senza ascetica. Però Gesù specifica che quello che trionfa di tutto e stabilisce tutto il bene nell'anima e che tutto santifica è il fare tutto per Dio, cioè operare con la retta intenzione di piacere solo a Dio. Questa è una cosa molto semplice da verificare. Tu immaginati che stai facendo qualunque cosa e ti venisse a chiedere: che stai facendo? Che risposta dai? Sto cucinando, sto lavorando, sto camminando, sto passeggiando, sto dormendo, sto mangiando, sto bevendo. Ecco, la risposta esatta è: sto amando Gesù e Maria. Perché tutte quante le cose che facciamo, poi Gesù dà una spiegazione molto bella, no? Facciamo un saltino un attimo al terzo capitolo, dice, Luisa si accusa, si lamenta che sta diventando golosa. Certamente la gola è un vizio capitale, ma Gesù le spiega che quando si mangia bisogna farlo con l'intenzione di far mangiare lui. Cioè, certamente la gola è un peccato da cui stare alla larga, dobbiamo fare attenzione a non mangiare troppo, a non mangiare, come dire, le cose, soltanto le cose squisitissime, insomma, che soddisfano in maniera grossolana il nostro gusto, tutto quello che l'ascetica ci insegna. Però sappiamo anche che la varietà dei sapori è un ti amo di Dio, che noi dobbiamo accogliere come tale mentre mangiamo e anche metterci l'intenzione di darlo a Gesù. Non è una metafora, cioè il problema è che dovremmo, ecco, con l'aiuto dello Spirito Santo, comprendere che queste non sono, come dire, una sorta di pie favolette, no? Dico, vabbè, ma adesso mi immagino che sto dando da mangiare a Gesù, ma tanto lui non mangia. No, non è così. La cosa molto molto particolare che Gesù rivela a Luisa è una delle tante rivelazioni che fanno parte della vita nella divina volontà, che questa non è una, come dire, una favola, una cosa spirituale che è nella nostra immaginazione, che certamente Gesù gradisce il buon pensiero che hai fatto e te ne ringrazia. No, cioè realmente l'umanità santissima di Gesù, se tu fai questo, gusta quello che stai mangiando, non metaforicamente. E Gesù gli spiega, per dargliene la prova, dice te lo darò per toglierti ogni dubbio, ogni qualvolta ti daranno qualche ristoro e ne sentirai necessità di prenderlo, non solo lo farai per me, ma aggiungerai: Signore, intendo ristorare il tuo corpo sofferente nel mio. Quindi non semplicemente un'offerta, ma una realtà, un fatto reale. Le anime devote della Madonna, si possono, insomma, quando noi facciamo la comunione, se stiamo fusi con la Madonna, noi possiamo far fare di nuovo la comunione alla Madonna, non solo, come dice San Luigi Maria Monfort, fare la comunione con Maria e attraverso la mediazione di Maria, ma come pensiamo alle comunioni che ha fatto la Madonna quando era sulla terra, che cosa provava la Madonna quando faceva la comunione a differenza di noi. Secondo noi è possibile far continuare a fare la comunione alla Madonna attraverso di noi? Secondo me sì, possibilissimo, purché si abbia come sempre questa intenzione attuale, vedete come il mio caro amico Frappio dice sempre, io ho capito molto bene in questo aspetto anche grazie al suo ministero, perché Gesù parla sempre di conoscenze negli scritti, perché queste cose divengono realtà, tu lo devi sapere,
lo devi sapere e devi metterci l'intenzione attuale. Cioè la Madonna fa la comunione in te, se tu prima di fare la comunione fai un atto di fusione, che si può fare tranquillamente con la Madonna, e le dici vieni a fare la comunione in me e possa tu vivere attraverso questo gesto che io compio la stessa cosa che vivevi quando eri sulla terra. Nella divina volontà questo si può fare, entrando nell'atto unico del Fiat Supremo, perché tutte quante le comunioni che si è fatta la Madonna sono presenti nel momento unico del Fiat, così come quella che sto facendo io. È lo stesso principio per cui quando facciamo un'ora della passione, anche se spesso ce lo dimentichiamo, non è come se avessimo dato una consolazione a Gesù, ma è il farci presenti in atto in quello che Gesù stava vivendo, attraverso tutte quante le cose che Luisa fa, mi unisco a te, offro questo, offro quest'altro, bacio le piaghe delle tue mani, dei tuoi piedi, eccetera, eccetera. Gesù realmente, quando stava soffrendo la passione, sentiva queste cose. Questo è un punto fondamentale della vita nel Divino Volere, che chiaramente presuppone la comprensione di questo rapporto del tutto evidentemente soprannaturale, divino e misterioso che c'è tra il tempo in cui viviamo e l'eternità in cui il Fiat si muove, tra il fatto che l'atto del Fiat Supremo è unico, ma poi fuoriesce da sé attraverso sterminati miliardi incalcolabili, insomma, di atti puntuali, che però sono tutti compresi in quell'atto unico. Qui dobbiamo tornare, tornare, tornare su queste cose, no? Fino a quando piano piano la nostra anima, illuminata dallo Spirito Santo, non le fa proprie e per quanto possibile le comprende, e una volta comprese, quando ne capisce insomma la portata straordinariamente santificante, le mette in pratica. Secondo paragrafetto, qui c'è un passaggio fondamentale, abbastanza breve nella sostanza, ma potenzialmente molto articolabile nel contenuto, che è attraverso queste immagini, gente che vuole ammazzare nostro Signore. Nostro Signore adesso vive nella Chiesa, quindi ammazzare nostro Signore non è più possibile farlo direttamente, l'hanno già fatto quando era sulla terra. Ammazzare nostro Signore oggi significa ammazzare la Chiesa. Ecco. E che cosa bisogna fare per impedire che la Chiesa sia ammazzata? Questi sbraitavano, dice, non possiamo fare nulla, qual è la causa? La causa è che sta in braccio a questa. E fino a quando sta in braccio a questa non possiamo fare nulla. Cosa fa poi Luisa? Offro la mia vita per la Chiesa e per il trionfo della verità. Cosa ha fatto per una vita Luisa Viccarreta? Atti nella divina volontà, preghiere nella divina volontà, sofferenze e offerte nella divina volontà. Penso che non occorra altro. Ecco, chi paralizza l'azione dei nemici della Chiesa è l'azione di queste anime capaci di fare queste simili offerte, nulla di più e nulla di meno, senza appariscenze, senza riflettori, senza sbraitamenti e soprattutto senza una montagna di azioni disordinate, anche se apparentemente significative, che non hanno nulla di divino, ma tutto di umano, quando non peggio che di umano. E che col pretesto, insomma, di migliorare le cose, di cambiare le cose, non fanno altro che peggiorarle. Gesù non ci ha insegnato questo qui, la Madonna non ci ha insegnato questo qui, la Madonna non insegna, non predica questo qui, ecco, e la vita nella divina volontà non insegna questo qui. E questo penso che possa essere più che sufficiente come spunto di meditazione che poi ovviamente possiamo ampiamente applicare alla vita della Chiesa di sempre, di oggi, all'attualità di quello che stiamo vivendo in questo tempo, che ciascuno di noi poi saprà individuare nel nostro cuore. Ecco, però adesso siamo arrivati al terzo capitoletto, qui ci sono delle indicazioni fondamentali, va bene? Oltre alle singole offerte, quindi le sofferenze fisiche che vi viene nelle braccia, nelle gambe, nel cuore, le 5 glorie patri, 5 come le 5 piaghe di Gesù, no? E 3 glorie patri, cioè 5 e 3 sono i numeri sacri, insomma, le piaghe di Gesù, le tre persone della Santissima Trinità, ma anche le tre potenze spirituali dell'uomo, no? Tanto deformate. Dopo aver, diciamo, insegnato queste
offerte particolari, Gesù dice delle cose assolutamente importanti. Cerca di mantenere la tua volontà sempre unita a me ed in continua attitudine di amarmi. Anche questo è evidente, che questo è nel sorgere un esercizio interiore, cioè una continua attitudine ad amarmi. Penso che molti conoscano per esempio le rivelazioni di Gesù a Suor Consolata a Betrone, l'atto d'amore. Gesù, Maria, vi amo, salvate tutte le anime. Cosa disse Gesù di quell'atto di amore, no? Ogni atto, ogni tuo atto di amore rimane per sempre, ogni tuo atto di amore un'anima che si salva, per un tuo atto di amore creerei un paradiso. Cioè, anche lì, cioè, noi pensiamo che fare un atto di amore mentale è come se noi facessimo un pensiero boh. No, perché dire, pensare mentalmente, cioè un atto di amore, dire Gesù ti amo, dire Maria ti amo, interiormente, a parte il fatto che ci santifica, se facessimo 1000 atti di amore al giorno diventeremmo santi in brevissimo tempo, insomma, perché quanto di più santificante possa esistere, ma questi atti arrivano a Gesù e a Maria, li vedono, li sentono. Non è la stessa cosa farli oppure non farli, così come sentono le bestemmie, d'accordo? Li sentono. E questo può essere utile per impararlo, ecco, assumere, diciamo così, prendere gli atti di amore come facevano gli antichi padri orientali, come sorta di preghiera del cuore, una preghiera continua, e ripeterli in continuazione quando ci abbiamo possibilità. Insomma, non è, quando uno si abitua, non è tanto difficile. E questo chiaramente perché la vita nella divina volontà è una vita condotta in connessione H24, diventa tutto quanto molto molto facile, perché è chiaro che se io sto in attitudine di amore, è chiaro che ci penso quando sto facendo una cosa a farla per Gesù, è facilissimo custodire la pace, è facilissimo non permettere alle passioni di impazzirci, insomma, e di dominarci in qualche modo, di prevalere su di noi. Poi c'è un'altra frase fondamentalissima: la tua memoria sia il campanello che continuamente risuona in te e ti ricorda due cose. Questo è fondamentalissimo, io questo l'ho sperimentato proprio. Uno, quello che ho fatto e patito per te. Noi dobbiamo pensarci sempre, però dobbiamo anche particolarizzare questo pensiero: quante grazie ho fatto all'anima tua. Questo noi dobbiamo, le grazie che sono state fatte a noi dal Signore, dobbiamo non solo ricordarle in continuazione, ma in continuazione, ma Gesù dice per ringraziarmi ed essermi riconoscente. Cioè, insieme al ti amo deve elevarsi a Dio, a Gesù, a Maria, un continuo grazie ed essermi riconoscente. E questo loro lo vogliono, è giusto che lo vogliono. È una cosa bruttissima quando si riceve, pensiamo anche noi umanamente parlando, no? Quando facciamo qualche cosa di bello, di positivo a una persona, se dice il padre, manco grazie, non dico che mi deve un monumento, che deve ricambiarlo, no? Zero, manco se ne accorge, è bruttissimo. È chiaro, siamo una persona come Luisa, insomma, no? Con tutto quello che ha ricevuto, insomma, però questo vale anche in una circostanza, di una situazione di vita ordinaria, no? E un buon esercizio da fare abbastanza spesso è mettersi davanti al Signore e pensare a tutto quello che ha fatto per te, a tutte le grazie che ti ha fatto, eccetera. Gesù dice: la riconoscenza è la chiave che apre i tesori divini. Cioè, quanto più sei riconoscente, quanto più ringrazi, ma quanto più poi il Signore lo vede proprio nel tuo cuore, sei profondamente grato, che dici: ma io non posso dire altro che grazie, ma chi sono io per aver ricevuto, insomma, tutte quante queste tue attenzioni? E Dio la vede, chiaramente, non ce ne accorgiamo anche noi quando questa riconoscenza è un fatto profondo, non è un fatto meccanico di facciata, no?
a chi ha sarà dato, cioè se tu sei questo, il nostro Signore te ne darà ancora di grazie, e poi ancora, e poi ancora, e poi ancora. Il tuo intelletto non ad altro pensi, si occupi che di Dio, pensare a Dio solo. Sempre e solo a Lui. Il tuo intelletto non ad altro pensi, si occupi che di Dio. Cioè, è chiaro che dobbiamo sempre decodificare queste frasi, no? Cioè, se sto studiando, non posso avere l'intelletto, come dire, perfettamente concentrato in Dio, se no non posso studiare, se penso esplicitamente a Lui e ai Suoi attributi, alle sue... quindi la nostra mente è limitata, però noi dobbiamo immaginare la nostra vita, no? Pensiamo ai nostri occhi, i nostri occhi certamente hanno sempre, questo lo dice, se non ricordo male, anche la fisica, insomma non sono un granché in fisica, purtroppo, però noi abbiamo sempre un punto dove abbiamo messo a fuoco, stiamo guardando qualcosa, no? Ma intorno a quello che guardiamo c'è uno sfondo, sempre, in perpetuo, non possiamo, cioè è quasi impossibile, no? È chiaro che lo sfondo non ha, come dire, la nostra attenzione concentrata, però c'è lo sfondo, d'accordo? Ecco, questo significa stare e pensare sempre e occuparsi sempre di Dio, vuol dire che non c'è mai una situazione di uscita totale dalla sua presenza. Lui sa parla, non si esce mai dal suo volere. Ci deve essere sempre questo sfondo, d'accordo? Perpetuo in ogni cosa. D'accordo? E qui c'è tutto quanto un enorme lavorio interiore, sconosciuto, gli altri non vedono nulla di quello che succede, capite? Ma Dio sì, Dio lo vede come. E tutto questo chiaramente è condizione imprescindibile per entrare nel regno della divina volontà. Non ci si entra senza, dice, come faccio io a entrare? Come fai a entrare? Questo lo sa soltanto il Signore, cioè, in tutte quante queste catechesi, in tutte queste meditazioni, queste non sono catechesi, in tutte le catechesi, si vedono tutte quante le porte, i canali, gli esercizi, gli atti che si devono fare per addentrarsi, per muoversi. È chiaro che quanto più e quanto meglio è. Quanti più numerosi sono gli atti e le operazioni che l'anima fa, quanto più c'entra in questo mondo. Tanto meno ne fa e quanto più ne resta fuori. Di questo non c'è proprio nessun tipo di dubbio, no? E dice, se ciò farai, ritroverò in te la mia immagine e ne prenderò la soddisfazione che non posso ricevere dalle altre creature. Quindi questo c'è sempre questa dimensione che quello che noi facciamo in questo orizzonte non è mai fatto solo a titolo nostro, a parte che, insomma, no, cioè io dico, chi è che non sarebbe contento se un giorno Gesù gli dicesse, dice, guarda, in mezzo a tante cose, però quando volgevo lo sguardo verso di te, cioè, a casa tua le cose andavano un po' meno peggio che altrove, cioè, sarebbe veramente una cosa, penso, molto molto bella, ma questo non vale solo per noi, è anche una riparazione, una soddisfazione per chi non lo fa. Poi abbiamo già visto, quando un'anima fa tutto per me, tutto ciò che prende, fino gli stessi ristori, attenzione, io li ricevo come se ristorasse il mio corpo sofferente. Quando un'anima fa tutto per me. Ancora, e quelli che glieli danno, quindi c'è già qualcuno che cucina per noi, che fa un favore anche al prossimo, li ritengo come se li dessero a me stesso. E se tanto che se non li dessero, io ne sentirei pena. Quindi se c'è un bravo marito che fa bene questa cosa, c'è la moglie che è ascara, la moglie cucina e non lo sa, ma Gesù ritiene che cucina per lui. Possiamo fare un favore anche al prossimo. Ecco, l'ultima cosa, e anche questo, insomma, noi possiamo viverlo almeno in modo ordinario, no? C'è sempre in Luisa questo, c'è perché c'è anche nella vita soprannaturale, non soltanto in quella ordinaria, come ci insegnano i maestri di spirito, c'è sempre questa alternanza tra la presenza e l'assenza di Gesù, no? Quindi è veramente tragico, perché quando Gesù arriva siamo sempre tutti contenti, anche con le grazie ordinarie, ma quando parte è sempre una tragedia. Purtroppo qui in questo mondo non è possibile fare altro.
La divina volontà nella sua sapienza certamente ci lo ha fatto con tutti, lo fa anche con Luisa, insomma, no? Quindi c'è uno stare ininterrotto in Dio e con Dio. È chiaro che ci sono dei momenti in cui in Luisa, in queste forme così straordinarie, ma anche in noi attraverso le visite più o meno frequenti, insomma, della grazia e delle consolazioni, la avvertiamo. Ecco, allora, è chiaro che quanto più il Signore si fa sentire, tanto più poi quando toglie la percezione sensibile della sua presenza, le persone rimangono veramente abbastanza sofferenti. Ma dobbiamo pensare che anche queste sofferenze, a parte che il Signore le gradisce tantissimo, insomma, no? Perché se noi diciamo a Gesù sto tanto male che non ti sento, ma non per egoismo, ma semplicemente per non ti sento per l'amore che ho verso di te, noi possiamo anche offrirgliela questa cosa, no? Ti offro questa cosa per coloro che non ti desiderano, per coloro che sono completamente indifferenti. E dobbiamo anche pensare, a mio modestissimo avviso, che il nostro Signore voglia che noi diciamo esattamente queste cose, che sentiamo quelle cose proprio come per riparazione per quelli che non lo desiderano, che non lo vogliono. E al tempo stesso offrire una sofferenza, perché per chi ama il Signore, Luisa lo dice tantissime volte, ci sarebbero ferito 100 miliardi di volte essere fatta a mille pezzi, piuttosto che essere privata della presenza del Signore. Per cui quando riceviamo una grazia, dobbiamo sempre pensare così: sì, questa è una grande grazia, ma appena non la sento più sarà una grande croce, perché sarò privato di una grande grazia che se non la conoscevo non sapevo manco che esistesse, no? Cioè, è il motivo per cui noi non piangiamo dalla mattina alla sera come facevano i grandi mistici che avevano avuto la visione intellettuale della Santissima Trinità, che volevano morire ma volevano andare in paradiso. Qui nessuno di noi si dispera perché ancora non è morto, perché non è andato in paradiso, è noi, ma perché? Perché non abbiamo idea di che cosa sia. Ma se avessimo una validissima idea di che cosa sia, non camperemmo più, vorremmo tutti morire. Quindi quando sono stati attenti a chiedere le grazie al Signore, il Signore ti fa una grazia, poi se te ne priva anche momentaneamente, come posso tu lo so, un conto che non lo sai, un conto che poi il Signore ti fa conoscere una grazia, anche conosco tante anime, no, che per grazia di Dio hanno cominciato a gustare delle cose belle anche nella preghiera, e poi quando nostro Signore toglie la mano e lo fa, d'accordo? Non possiamo pensare che questi stati siano interrotti, continui e perpetui, insomma, no? H24 in questo mondo. Si avverte questa sofferenza, e questa sofferenza è, come tutte le sofferenze, santificante e da santificare. Bene, Santa Vergine Maria, aiutaci sempre a mantenere questa attitudine continua nell'amore verso di te, Gesù, questa perfetta rettitudine nell'operare, nello stare alla vostra presenza, facendo tutto quello che facciamo, per quanto possibile per te e per Gesù, e soprattutto ricordando i molti benefici che abbiamo ricevuto, per essere sempre grati e riconoscenti, con un intelletto che abbia sempre come sfondo del nostro agire, del nostro pensare, del nostro volere, voi. Possa la tua bontà e la tua grazia tenerci tutti quanti gli aiuti per vivere in questo mondo interiore. La vita nella divina volontà è tutta interiore come la tua vita, e nella certezza di fede che, a parte che si vedono
i frutti nell'anima, ma quanto più progrediamo in tutti questi atti, quanto più ci addentriamo nel Regno Santo e Benedetto del Fiat Supremo, in cui umilmente ti chiediamo di condurci, di guidarci e di accompagnarci. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.